Questa mattina alle 8:30 i carabinieri di Chioggia hanno prelevato, nell'abitazione Ater di Cabianca dove risiede, Marco Colelli, il 48enne violento che terrorizza gli inquilini, al quale erano stati accordati gli arresti domiciliari per scontare la pena di 2 anni e 9 mesi, confermata in appello. Ieri mattina lo stesso Colelli aveva infranto il precetto recandosi al vicino bar della frazione, dove lo avevano recuperato i carabinieri stessi e ricondotto a casa. Stamane i militari hanno perquisito l'uomo, che si mostrava vagamente tranquillo, e lo hanno caricato in auto in direzione Venezia, dove è stato celebrato il processo per direttissima con l'accusa di evasione, al termine del quale Colelli è stato di nuovo posto agli arresti domiciliari, nonostante l'aggravio di pena, con l'obbligo di non ricevere visite che non siano del suo nuovo avvocato, avvenuta ieri pomeriggio. Delusa quindi la speranza degli abitanti, che dalla nuova sentenza si attendevano emergesse chiara l'impossibilità di misure alternative al carcere. Il terrore ora è di nuovo dietro l'angolo. Giorni di trepida allerta in comune, dopo la richiesta da parte di Socogas di 1 milione di risarcimento per la sospensione dei lavori al deposito di GPL avvenuta nel 2017. In un periodo già turbolento per le sorti dell'amministrazione, giunge a Celse Areno il rigurgito dell'avvertenza che all'inizio degli anni 2000 oppose l'ente ai costruttori della Darsena San Felice. Il consigliere leghista Marco Dolfin infatti rivela che la Corte dei Conti ultimamente avrebbe inviato a Palazzo un documento che individua i presunti responsabili del danno erariale subito dal Comune per l'esborso di quasi 2 milioni nei confronti dell'impresa. Il debito fuori bilancio fu poi saldato a seguito di sentenza del Consiglio di Stato nel 2012. Tuttavia, contrariamente a quanto si è ritenuto fino ad ora, consiglieri e assessori del periodo 1997-2002 non sarebbero i responsabili, o almeno non lo sarebbero in via esclusiva. La Procura avrebbe individuato infatti anche funzionari, dirigenti tecnici e amministrativi che avrebbero potuto evitare il tracollo. L'indagine si fonda sopra un documento che non era mai stato tenuto in considerazione, ma che lo stesso sindaco di allora, Fortunato Guarnieri, aveva ricordato già nel 2016. Ovvero la transazione sopraggiunta nel 2001 tra l'ente e la Darsena per non agire oltre in via giudiziaria, poi decaduta con l'avanzare del procedimento. La validità di quell'accordo era stata riconosciuta dalla stessa impresa. Ora l'interrogazione di Dolfin chiede, si è reso pubblico il documento, di conoscere i motivi che hanno portato la Corte a rivolgere le sue attenzioni ai funzionari. Quali iniziative intende operare il sindaco rispetto ai soggetti che potrebbero avere responsabilità, ma che la Procura non può perseguire? Dal primo cittadino non è ancora arrivata una smentita all'esistenza del documento inviato dalla Corte dei Conti, ma gli uffici, dirigenti di allora e di oggi in primis, sono sempre meno sereni. Ancora dissesti stradali nelle piazze centrali di Sottomarina. Ieri mattina una ciclista in Piazza Italia è finita con la ruota anteriore dentro una buca piuttosto profonda, che le ha causato la perdita dell'equilibrio e quindi la caduta. Il pronto soccorso gli ha diagnosticato alla signora una frattura scomposta del polso sinistro, che andrà operata lunedì. Solo l'ennesimo episodio di una serie che nelle ultime settimane ha mandato all'ospedale altri pedoni e ciclisti, con tendini slogati a causa dei tombini. In Piazza Europa invece, sempre ieri mattina, il transito di un mezzo a due o a quattro ruote per la strada sconnessa ha sollevato uno dei sanpietrini di cui è lastricata via Brescia. Il piccolo masso ha così colpito e infranto la vetrata dell'ufficio Vela, che distribuisce biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico extraurbano. Per fortuna nessun passante era sul marciapiede, quindi sono stati evitati danni maggiori. Torna il pugilato in Piazza Europa a Sottomarina. Questa sera dalle ore 20 verrà disputato il secondo trofeo Il Leone di Chioggia, organizzato dalla Box Piovese, Fight Club e Leoni di San Marco. 12 i match che vedranno protagonisti atleti dilettanti. Tra gli ospiti della serata, il campione europeo nella categoria Super Gallo Luca Rigoldi e Davis Boschiero, campione europeo Super Piuma. L'accesso alla manifestazione sportiva è gratuito. È stato
stata inaugurata sabato scorso alla sala espositiva del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia l'esposizione retrospettiva dedicata alla pittura di Ernani De Ambrosi, artista locale scomparso lo scorso anno all'età di 74 anni. La mostra, curata dallo studio G5, compendia molte opere di quello che viene considerato l'ultimo vedutista chioggiotto. Si tratta di scorci non usuali del centro storico, con gli squari, i sottoportici delle calli, la nebbia che avvolge il Canal Vena. Tele inusuali per un pittore che, da allievo di Gigi Thomas fin dagli anni 60, ha saputo imporsi l'attenzione di varie gallerie e concorsi in tutto il Veneto e oltre. L'allestimento rimarrà visitabile fino a domenica 23 giugno ad accesso gratuito, con orari dalle 17 alle 19.30 dal martedì a venerdì, mentre sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.30.